Esplorare e restituire nuovo valore alle identità locali attraverso l'arte contemporanea intesa in tutte le sue forme. Questo è l'obiettivo di iArt, il progetto finanziato dalla Regione Sicilia che vede il comune di Catania capofila di quasi 100 comuni di tutte le 9 province siciliane. Questo è forse l'evento culturale più importante nell'isola nell'anno che sta per cominciare. 100 comuni siciliani fanno squadra insieme, Catania capofila, ma città importanti ovviamente come Palermo e altri 90-95 comuni, tutti insieme e questa volta aiutati veramente e seriamente dalla regione. Voglio ringraziare il governatore Crocetta per aver dato una mano a una scommessa così importante. iArt, ideato e diretto dall'associazione iWorld, ha già riunito in forma di partenariato non solo i comuni siciliani, ma anche ministeri della cultura, enti dell'area euromediterranea, prestigiose istituzioni italiane ed europee insieme ad associazioni e cooperative culturali. Ci auguriamo davvero che questo possa essere l'inizio di una fase nuova di interpretazione della cultura e di un coinvolgimento forte che superi il cortocircuito tra pubblico e privato. Tanti gli obiettivi di iArt, dalla volontà di sviluppare servizi culturali integrati alla destagionalizzazione dei flussi turistici. Questo lo faremo attraverso la creazione di 23 centri culturali polivalenti, attrezzeremo delle sale in 23 palazzi comuni di tutta la Sicilia che offrono dei servizi integrati per poter promuovere mostre, eventi, presentazioni in una logica ovviamente di sistema. iArt si declina in diverse discipline artistiche per esplorare quel microcosmo di saperi, memorie e tradizioni millenarie e reinterpretarle, costituendosi così come centro propulsore di azioni concrete per il rilancio culturale ed economico della Sicilia. Abbiamo coinvolto l'eccellenza siciliana, permetterci di dire con un pizzico di orgoglio che ciò che cercate in iArt Fest c'è, o forse sarebbe meglio dire con iArt futuro e tradizione.